Io sono pronto. Accendiamo la greta. Diciamo che lo svantaggio che io rispetto a greta. Madonna, che pacco è? Raga, è arrivata. Finalmente è arrivata la bike, questa qua è una bike della D11, quindi una bici elettrica, mi è arrivato il box, è enorme. Pedali, l'alluminio, poi abbiamo questi che sono i parafanghi, una scatola con dentro, presumo, l'alimentatore, adesso andiamo a vederlo insieme. Questa qui è la sella che è dentro la batteria integrata e questo è un ottimo vantaggio che non dovete portare sulla bici per caricarla, ma basta semplicemente staccare la sella, cioè il tubo sella con la sella appunto integrata, e caricare semplicemente questo. La cosa che mi piace tantissimo delle bici nuove è l'odore dei pneumatici. Sono abituato alla BMX, ma qua si sente il peso, Ok, abbiamo già il cavalletto montato, figo. Raggiunge una velocità di 25 km orari e pesa circa, compresa la batteria, di 17 kg. Abbiamo due freni a disco, uno davanti e uno dietro al posteriore. E qua appunto adesso andremo a infilare la batteria. E poi addirittura questa bici è dotata di un cambio Shimano, quindi cambio di qualità, con ben 7 marce. Adesso andiamo appunto a montarla e poi andiamo a testarla fuori. Ok ragazzi, ci siamo. Questa è la bici. Adesso andiamo ad attaccare lo spinotto qua, che si infila così e poi si gira in modo tale che risulta bloccato. Accendiamo, l'alimentazione c'è, cavalletto su e si va. Abbiamo il display, tenendo premuto. Ok, allora come si può vedere è abbastanza luminoso. Abbiamo la velocità, che ovviamente è zero, lo stato della batteria, quindi carica al 100%, e le varie modalità, quindi 1, 2 e 3. Praticamente queste qua sono le modalità della pedalata assistita. Perché? Perché questa bici ci dà la possibilità appunto di avere una pedalata assistita sulla base dei chilometri che vogliamo mantenere. Ovviamente più è alto il numero e maggiore sarà l'aiuto che ci darà durante la pedalata. Ah, poi dimenticavo, abbiamo anche il clacson. Ok, nel momento in cui si smette di pedalare smette anche di ovviamente aiutarvi. Quindi riproviamo. Questa qua praticamente vi dà pedalata assistita a 10 km orari. Ovviamente di qua abbiamo anche le marce, che sono, adesso le cambiamo. Che figata, davvero super comoda. Un po' più di spinta. Mamma mia, che figata. E si vola, raga, si vola. Cioè, davvero io pedalo e fa tutto la bici, non faccio nulla. Cioè, mi dà aiuto proprio. Forse non era carica al 100%, però sto andando a 24 km orari. La velocità, cioè mantenendo premuto per circa 10 secondi, nel momento in cui io lascio il gas, rimane accelerata, quindi comodo perché posso anche un attimo riposarmi. Ok raga, adesso praticamente voglio andare su in questa piazza, però cavolo, mannaggia, come faccio? C'è una scala mobile qua. Ma non so se posso salire così. Vabbè, a questo punto direi che possiamo sfruttarla e vedere se effettivamente è così veloce il fatto di poterla piegare. Proviamo. Questo va così. Uno. Fatto. Questo qua potrebbe essere un punto critico, perché come si vede qua prima o poi i cavi potrebbero usurarsi. In realtà sembra ben fatto, quindi il fatto che ci sia questa anche protezione in metallo fa sì che si usuri il meno possibile il cavo. Quindi devo dire che è stato fatto bene questo lavoro. Adesso raga, la riapriamo, vediamo quando ci mettiamo a rimetterla in sesto. Quindi faccio questo, chiudo. Ok. Fatto. Dettaglio tutti i particolari di questa fantastica bici. Abbiamo un cambio Shimano a 7 marce, la qualità sembra ottima,
e come dicevo è molto molto preciso, non ho avuto problemi, non mi sono saltate le marce adesso, quindi è molto preciso. Poi abbiamo motore posteriore elettrico, doppio freno a disco davanti e dietro. Allora raga, è arrivato con noi Samu, adesso la facciamo provare anche lui, così ci darà le sue impressioni. Io è la prima bici che provo, quindi non è che ho molti confronti che posso fare, però vi dico, per me è top. E adesso Samu la proverà, ci darà le sue impressioni. Volevo soltanto spiegare un attimo come funzionava il fatto della pedalata assistita, così anche Samu è al corrente. In pratica abbiamo, andiamo a accendere qua, accendiamo il computerino, abbiamo qua modalità 1, 2 e 3. Queste qua sono le assistenze, ovvero cosa vuol dire? Che Samu, nel momento in cui tu pedali, con la prima lui ti porta fino a 10 km/h, se tu vai oltre 10 km/h lui stacca il motore. Okay. Poi abbiamo quella, la seconda che credo che sia a 20 km/h, e infine la terza che ti porta fino a 25 km/h. Poi se sei sfaticato come me potresti direttamente utilizzare questo che è il gas, che ti fa va da solo. Che va da solo, però come abbiamo detto prima è illegale in Italia purtroppo. Infatti, quindi non si può, non si può usare. Vai Samu, provalo pure così mi dai le tue impressioni. Per assisterti con la prima assistenza spinge. Adesso proviamo la seconda. Le recensioni che ho visto, questa bici non ha tantissima velocità massima, perché in effetti non va oltre 25 km/h, però molta coppia, quindi molta potenza nel momento in cui si parte. Com'è Samu? Che te va? Che vola! Appoggi leggermente il piede e ti dà, senti proprio che ti spinge. Non dimenticare Samu che hai anche il clacson se vuoi. Levatemi! Ci sta comunque. Bel mezzo. Ti manca solo da provarla senza pedalata assistita, Samu. Vai, adesso proviamo. Ah Samu, ricordati, c'è un'ultima cosa che devo dirti, mi sono dimenticato, l'ho scoperto prima utilizzandola. Che praticamente se tu tieni premuto l'acceleratore per ben 10 secondi parte il cruise control. No, te ne rimane bloccato. E per disattivarlo o rischiacci l'acceleratore o credo che tu debba frenare. Ah, frena però, siamo sul bagnato, è frenato 70% e frena. Buona, buona bici, ve la consiglio. Vabbè, direi che adesso me la godo un po' io. Andiamo a farci un girettino un po' in giro per Milano. Oggi è una giornata un po' umida. Wow, attaccato. Samu, la prima bici che provi in assoluto mi piace un botto, devo essere sincero. Non pensavo fossero così divertenti. Allora, raga, questa bici ha 100 km di autonomia con pedalata assistita, mentre senza pedalata assistita, scacciando l'acceleratore, diciamo che fa sui 40-50 km di autonomia. E poi è proprio bello perché in effetti quando tu parti ti dà una bella potenza la bici, cioè si sente. Adesso sono a 2, non posso fare 3 con una mano sola perché ho paura di ammazzarmi. E si sente il fatto che non abbia gli ammortizzatori, però probabilmente ammortizzatori sarebbe stato maggior peso, no? E quindi per contenerlo non ci sono. Superalo, superalo, superalo. Testare, vediamo se si impenna. Porca puttana. Minchia, non lo faccio più raga, stavo morendo. Ho giocato il mio jolly. Allora adesso la sto utilizzando senza praticamente motore acceso, quindi non va a nulla. E devo dire che è proprio come una bici normalissima, quindi non si sente l'attrito del motore. Cosa che ad esempio sul monopattino elettrico che ho si sente, cioè se il motore è spento fa molta più fatica. Ho provato a fare una cosa ma non la farò mai più, ho provato ad impennare con la pedalata assistita attiva. Cos'è successo? Che nel momento in cui ho attaccato la pedalata mi ha dato troppa spinta di quello che mi aspettavo e mi stavo ribaltando. Provo a fare un'impennata però senza la pedalata assistita attiva. Vabbè, la potenza c'è. Cioè, la cosa più potente è metterla con la settima marcia qua, e modalità 3. Appena tu dai una spinta, boom. Bitch, I'm a ghost. Raga, ho scoperto una cosa per la quale prima mi stavo ammazzando. Io prima, quando appunto ho provato a fare l'impennata che ha attaccato la pedalata assistita, istintivamente cosa ho fatto? Ho frenato con questo qua. Peccato che giustamente, come Samu mi ha fatto notare, questo è il freno di dietro, non è quello davanti.
perché sono invertiti. Ok raga, qua abbiamo una salita, la testiamo in salita, vediamo come va il motore, come si comporta. È abbastanza ripida come salita. Adesso siamo a 12 km/h di spintarella, lo aiutiamo un pochettino. Cioè, sembra di non fare una salita pedalando. Che storia. Allora raga, volevo chiudere il video ma Samu mi ha chiesto di fare le ultime impennate con la bici, quindi gli ho detto di sì, non ci sono problemi. Chiudiamo il video qua, vi ringrazio per aver visto la recensione, spero che sia stata utile. Che dire, io come bici la provo sicuramente, molto divertente, leggera, pieghevole, ci vuole pochissimo per piegarla ed è comunque molto utile perché potete andare sia in giro per quindi trasporto o sia per appunto divertirmi un pochettino, in quanto nonostante arrivi soltanto a 25 km/h il motore ha molta coppia e quindi è molto divertente. Detto questo vi saluto, se volete acquistare la bici vi lascio qua sotto in descrizione al video il link allo shop. Ciao ragazzi.